Piazza Maggiore, il salotto di Bologna, è tornato a vestirsi di opere d'arte, con i volti raccolti da Luisa Fabbria Maniera nella personale ritratti, sculture e dipinti. Dalle vetrine della Carisbo, sotto al porticato del Palazzo del Podestà e all'interno della filiale, è possibile ammirare volti realizzati a pastello, ceramica, terracotta, bronzo. Visi solari, affascinanti, leggiadri, ripresi dal vero e raffigurati con mano sicura dall'artista bolognese. Il ritratto, tema spesso temuto da molti creativi per le indubbie difficoltà nel rendere con veridicità non solo le fattezze ma anche l'anima del soggetto, è il genere prediletto dalla Fabbria Maniera, la cui passione per l'arte trova radici nell'infanzia, come lei stessa racconta. Da sempre ho seguito le mostre perché mio padre era presidente del Circolo degli Artisti e dei Professionisti di Bologna. Quindi io sono vissuta fin dai 5-6 anni fra mostre di Protti, di Vighi, di tutti i grandi artisti bolognesi dell'epoca d'oro della... Sì, degli anni, diciamo anche 15, dal 15... 15, 20, 30. Proprio gli anni d'oro della pittura, Protti, Giacomelli, Capri. E quindi cominciai, vedendo tutti i quadri, cominciai a disegnare anch'io. E c'era un pittore, Giacomazzi, con il quale giocavo a yo-yo, che diceva: vedrai come sei brava, ti faranno la mostra. E io dentro di me ho sempre saputo. Poi portavo i miei quadri, ma... c'è ancora presto, ma dentro di me ho sempre saputo che avevi fatto la mostra. Poi ho fatto tutt'altro, io ho scelto di fare una professione che mi desse la completa responsabilità di quello che facevo, e quindi ho scelto di fare il medico, ho fatto il pediatra. Poi dentro di me avevo sempre questo desiderio, questo desiderio di cominciare a fare qualcosa. E vedendo un giorno un bel manifesto sulla Cappella Sistina, quando Adamo tende il dito a Dio, e lui ha una forma così plastica che io presi un pezzo di creta e cominciai. Allora è successo che questa statua non stava in piedi, e io curavo la bambina del professor Carpigiani. Sì. Allora dissi: ma professore, com'è non sta in piedi? E lui mi insegnò, dice: ma sa che brava, venga all'Accademia. E così cominciai ad andare all'Accademia con lui, andare al suo studio dove avevamo tutte le modelle, le mie figlie che posavano. È stato un periodo felicissimo. Ho fatto la scuola del nudo. Poi sono andata a Faenza da Sant'Andrea a imparare la ceramica, mentre lavoravo in pieno, perché ho cominciato a 50 anni questa nuova... Pochi giorni fa. E ho lavorato moltissimo, pur lavorando da una parte e dall'altra sono riuscita... Così ho cominciato a fare le prime mostre in via D'Azeglio, dalla gallerista Donati, che c'era... E c'è il suo ritratto in vetrina, quella col turbante blu. Ecco, bello, dopo così ce lo ricordiamo. Una bella persona, una cara persona. E lì per anni e anni avevo sempre esposto, fatto due mostre personali, altre cose, poi in giro a Parigi, di qua e di là. Ma lei purtroppo, dico fra virgolette, purtroppo facendo una professione... E diventava un secondo impegno quello della mostra. Guardi, un impegno io ogni momento che avevo libero andavo al cavalletto, andavo di qua. Poi cominciò, quando facevo le mostre di scultura, era necessario anche mettere qualcosa alle pareti. È giusto. E l'incontro con la pittura fu una cosa tremenda per me. Lo sfondo era terribile. Sì, è una delle difficoltà grandi dei pittori. Allora avevo della carta da parati, quella a fiori, dove ci sono due o tre quadri giù, e cominciai a fare con i pastelli, ritratti soprattutto, e spiegherò perché. È anche difficile fare il ritratto, oltretutto un impegno molto sentito. E poi pian piano venne lo sfondo, naturalmente. Ma di lei preferisse sempre la scultura, se non erro, no? O la pittura? Sì. No,
sono la, tutti e due adesso. Tutti e due adesso. E la ceramica ha un bel rapporto anche, con la ceramica? Sì, sì, ho fatto anche delle... scusi. Però per quello la domanda... cose, però esporre la ceramica vuol dire esporle alle sbucciature. Una anche ceramica questo. Sbucciata non vale più niente. Però, se... e però potrei fare una mostra no, di ceramica. Perché io praticamente mi dico una domanda, sei anche molto divertita, dico la verità, fare questo. Sempre, all'inaugurazione di queste mostre per me è stata una... è una gioia, no? Anche perché è una cosa senza responsabilità, perché non è il mio lavoro. Questo... ha capito? Però è una cosa bella nella mia vita. Beh, questo... però insomma la responsabilità quando curavo un bambino di avere nelle mie mani la sua vita, quello è... era forte. La pittura è stata una passione. Però una passione che... e la scultura. L'arte in generale è sempre una passione che avvince, ma dà anche molto l'arte. Sì, sì. Perché io sono convinto che il fatto che lei si impegni nell'arte si possa anche influire sulla sua, sul suo carattere, la sua calma, sì, possa sì, affrontare sì, un problema con un occhio diverso. Sì, 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 sì. E questo per è me il momento più bello, sa quant'è? Quando uno è al cavalletto, ha fatto già un insieme buono, fuma una sigaretta e considera il momento di... perché i ritratti? I ritratti, perché nel ritratto non è che uno dipinga una cosa astratta, si dipinge un'anima, si dipinge una persona, perché mentre il soggetto posa, pensa, non è come fare una fotografia, clic, tic, si sorride e finisce lì, c'è il ricordo della gita, della compagnia. Nel ritratto il soggetto che posa pensa e attraverso lui si vedono tutte le emozioni, tutti i suoi pensieri, fin tanto che viene fuori il carattere. Abbiamo parlato di ritratti, però vorrei che lei mi illustrasse questo ritratto e cosa rappresenta, perché vedo che è un ritratto un po' particolare. È un ritratto particolare, infatti questo ragazzo di 16 anni, quando ho fatto il ritratto, passava un'età nella quale lui rifiutava tutto di parlare con le persone amiche, con i genitori, tutta la vita, e tutto era negativo. Infatti guarda che ha uno sguardo, guardo, direi sì, antipatico, perché sì, dice non li metangere proprio. Sì, 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 sì. E allora gli ho dato uno sfondo chiaro, azzurro. E poi dei colori, dei cubi ai lati che rappresentano i casi della vita, quelli che gli succederà di bello o di brutto e che lui dovrà vivere con soddisfazione, con timore, con paure. Di fare il ritratto a questa bambina e lei posava, ma mentre posava aveva un'espressione tristissima, qualcosa di indeciso dentro di lei. E io l'ho ritratta così come sentivo che era. Infatti, quando sono venuti per ritirare il quadro, ho scoperto che i genitori si separavano. Lei viveva un trauma grandissimo e il giorno dopo doveva partire per il lago di Garda, abbandonando Bologna. Per ora le chiedo un impegno, di un giorno venire a fare una chiacchierata di fronte alle sue ceramiche, perché le cose... Complimenti, la ringrazio ancora. Grazie. E a presto. Grazie. La mostra personale di Luisa Fabbria Maniera, Ritratti, Sculture e Dipinti, sarà aperta fino al 30 aprile 2011 alla Carisbo in Piazza Maggiore 1, Bologna. Orari d'apertura dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì.